Il 7 dicembre 1965 l'Italia affronta la Scozia nell'ultima gara di qualificazione ai mondiali inglesi dell'anno successivo, gara resa decisiva dalla sconfitta subita proprio contro gli scozzesi un mese prima a Glasgow. A Napoli gli azzurri impiegano quasi un tempo per sbloccare il risultato. Al 38esimo è Pascutti ad andare in gol, sfruttando un buco della difesa avversaria. Per l'attaccante del Bologna è la sesta rete in nazionale, una rete pesantissima. Il risultato viene messo al sicuro al 73esimo da Giacinto Facchetti. Il pallonetto del difensore dell'Inter beffa il portiere Blacklow. Per Facchetti è il secondo dei tre gol che complessivamente metterà a segno in azzurro nel corso della sua carriera. L'abbraccio dei compagni testimonia la grande importanza della rete di Facchetti. Nel finale poi arriva anche il 3-0 di Mora a sigillare il risultato della partita. A Napoli è festa grande per la squadra di Edmondo Fabbri. L'Italia è qualificata alla Coppa del Mondo 1966.